Ben ritornati in un nuovo episodio degli SCP misteriosi. Quest'oggi abbiamo una cosa speciale per voi, e cioè si sono presentate delle versioni rinnovate e modificate degli SCP più conosciuti. Abbiamo... Ma tipo, infatti, dai, la statua non è quello più famoso? Non solo, abbiamo la statua, abbiamo lo Shagai, abbiamo il medico della peste. Come è possibile? Abbiamo anche With Many Voices, che erano quei mostri che mimavano la voce dei villager su Minecraft. Sono alcuni degli SCP che abbiamo visto per primi, alcuni dei più famosi, che però mi sono permesso di dare un'occhiatina, ragazzi, e vi confermo che non sono uguali a come siamo abituati a vederli. Infatti, se mi seguite, potete notare... Oh, Madonna Santa! Guardate qua. Oh mio Dio! È una versione modificata della statua. Sembra una sorta di esperimento fallito, se devo dire la mia. Perché è rotta. Ma se ti ricordi, qualche volta fa avevamo trovato una stanza nascosta proprio con questi quattro. Oddio, è vero! Ah, è vero, è vero, è vero. Quindi mi sa che la fondazione in qualche modo sta cercando di fare degli esperimenti con questi SCP famosissimi. È una cosa molto interessante. Vediamo se mi c'è scritto qualcosa. SCP. Allora dice: statua ostile, si può muovere solo se viene guardata. E lui, se tu smetti di guardarla, ti spezza il collo. Beh, diciamo ma che... hai visto là dietro? Non dovrebbe essere così. Dietro, no, no, non infatti, è così. Infatti, è scarnificata, è rotta, è che spezzata schifo! In più parti. Hai visto che quello che esce sembra quasi un cuore? Sì, sembra un organo, effettivamente. Magari hanno provato a impiantarle qualcosa di organico dentro. O magari hanno... Perché in teoria dovrebbe essere fatta tipo di cemento. Non è detto, dentro potrebbe avere qualcosa di vivo. Dice che si è fusa, è stata fusa con un altro SCP. Ah, con la Bloodstone. E questo ha avuto come effetto una grande resistenza. E inoltre è capace di impartire gli effetti della Bloodstone, ragazzi. È pericolosissima. Lion, questo è un problema, perché se ci avviciniamo quello ci ammazza in 2 secondi con la Bloodstone. Infatti ricordo anche quei blocchi sanguigni che ci sono dentro, perché in qualche modo sono un derivato della Bloodstone. La Bloodstone è pericolosa. Ma perché hanno fatto una cosa del genere, Lion? Esperimenti da pazzi, secondo me. Ma questa è una roba da fuori di testa, davvero, Entrare dentro vuol dire che in qualche modo verremmo contaminati dagli effetti da Bloodstone, che erano ansia, mi ricordo paranoia, fino a che poi non diventa addirittura letale. Sentivano le grida, diventava tutto rosso. Allora, io posso entrare un attimo, ma per poco tempo, perché dopo poco... Non da solo. No, è uguale, è meglio che entro da solo. Lion, non da solo, perché se qualcuno smette di guardarla, t'ammazza. La guardo io. E non ti dimenticare che la statua è sempre quella che se la guardi sta ferma. Sì, sì, ma la guardo io. Se dai effetti, Lion, come ansia e paranoia, distorcerai lo sguardo, Beh, finché sono padrone di me stesso, però posso guardarla. Infatti, vedete, se la guardo non fa nulla. Se mi giro, anche per breve istante, vedete? Lion! Subito! Lion, stai attento! Ormai diciamo che io sono padrone di questi SCP perché li conosco molto molto bene, però rimane il fatto che sono molto pericolosi. Ecco qua, ecco qua. È arrivata la paranoia, subito, per via dell'effetto della Bloodstone. Quindi è estremamente potenziata. Guarda, guarda, guarda. Ti distrae, ti distoglie lo sguardo. Alex, ti devo chiedere di aprire il vetro per me, così che io no, possa ti uscire. Prego, Vai, vai. Però vai, se c'è anche lei, no, non corri. La fisso. La fisso. In teoria non dovrebbe, con 2 blocchi soli. Ok, a posto. Perfetto. Molto interessante però, ragazzi, Estremamente pericolosa. Perfettamente potenziata. Nel senso che l'effetto di paranoia effettivamente ti distoglie lo sguardo e quindi le permette di ucciderti. Praticamente sono riusciti ad annullare l'unica cosa che in teoria la rende innocua. Esattamente. È molto particolare questa cosa. Però è molto pericoloso. Praticamente hanno creato un SCP perfetto, Esattamente. Senza debolezze. Se quello è il loro obiettivo, ci saranno altri SCP potenziati che in qualche modo sono diventati perfetti. Prima di procedere col prossimo, che so che in qualche modo lo Shagai è un po' il preferito di tutti, c'è un annuncio importante che voglio fare. Il server mc.wengamersfail.it di Minecraft è finalmente riaperto. Il nostro server, dove noi entriamo piuttosto spesso e giochiamo anche un po'. Vogliamo iniziare a registrare la serie delle fazioni. Abbiamo bisogno che voi entriate, vi create una fazione anche voi e sia molto forte per poterci combattere e darci degli avversari degni. Quindi mc.wengamersfail.it, vi aspettiamo. Adesso però, senza perdere tempo, io andrei da quello dello Shagai, che... Mamma mia, ma Lion, abbiamo appena visto la statua e quello che gli hanno fatto. Immaginati come possono rendere più forte lo Shagai. Allora, se ci penso, beh, lui è già immortale, resistente a qualsiasi danno. Beh, non so se si può fare qualcosa per potenziarlo. In teoria una cosa c'è: se tu non lo guardi, lui è calmo. Magari hanno fatto qualcosa per cui ti forza a guardarlo. Potrebbe essere, è vero, Fonderlo con un tipo lo spartito musicale, quello là, le bad composition. Ma no, no, ti prego. Allora, qui, vabbè, lo sappiamo. Se lo guardi anche in foto, lui si arrabbia e farà qualsiasi cosa per ucciderti. Niente può fermarlo. Vedete, la cella è estremamente consumata.
un sacco di sangue. Più che altro. Evidentemente qualcosa ha provato a... O lui ha provato a distruggere tutto. Hanno messo un sacco di roba, guarda, anche delle inferriate dentro. Ma non mi sembra che abbiano funzionato, perché guarda com'è ridotto anche qua fuori. L'ho visto, è anche sospesa su qualcosa, o sbaglio? È tutto rosso. Non vorrei che l'abbiano mescolato con lo con il sangue, anche questo, forse con un tipo di sangue diverso. Dice che è stato iniettato con The Animated Blood. E questo non lo conosco, SCP-790. Dice che questo sangue prende il controllo dell'SCP-096, cambiando la forma, aumentando la forza. Non è possibile. Già quello scassa praticamente qualunque cosa si frappone tra te e lui. Così che diavolo fa? Credo che il liquido che gli abbiano iniettato è proprio questo. Ma dobbiamo provare a provarlo su di noi? Guarda, per il momento eviterei, sai. Attento, Non toccate nulla. Sono letali ste cose, eh. No, Lion, ma hai visto dove siamo sopra? In che senso? Acido? Guarda quello, quello è un liquido di acido, sì. Evidentemente era l'unico modo per tenerlo al sicuro. Siamo sicuri che funziona? Non so se voglio entrare, da questo. Cioè, già è sempre stato brutto. Figurati adesso quanto è brutto. Gli hanno messo due bocchette di acido che probabilmente servono per calmarlo nel caso in cui provi a scappare, magari, perché sembrerebbe essere l'unico modo per tenerlo a bada. Lion, io da qui vedo che sulla destra c'è una leva, ma non riesco a capire a cosa serva. Forse ad immettere l'acido nella cella? Potrebbe essere, Alex, vuoi provare a tirarla? Vabbè, provo, mi avvicino. Occhio alle sbarre però, perché queste t'ammazzano. Fanno malissimo. Prova. Ci sono. Tira, ok. Ha fatto qualcosa? Sì. Togli pure, ritira. Di nuovo, ok, a posto. Allora, lo calma, nel senso che gli fa danno in qualche modo. Quindi sembrerebbe che lo tenga a bada in qualche modo. È buono, almeno hanno creato un modo per tenerlo calmo. Però sto non robo. Possono ucciderlo. Non possono fare più niente. Tra l'altro è diventato estremamente brutto. Vorrei vederlo meglio. Ma entrare, ragazzi, è... No, è completamente fuori questione. Non si riesce più a contenere, poi, lo sai? Beh, però non... No, io no. Ma scusa, ma la Telekill non lo uccide in caso di... Lo può rimuovere, no. Lo può rimuovere, effettivamente hai ragione. Lion! Occhio, non guardare. No. Non lo guardate, Lion, non lo guardiamo. Lion, qualcosa aveva una bocca in pancia. È vero, l'ho visto anch'io. Ma tu hai visto dove è andato? All'acido è andato, alla bocchetta dell'acido. Alla leva subito. Quindi è intelligente, capisce che quella è la cosa che lo sta bloccando. E guarda, qua hanno rinforzato bene, questa roba non si toglie, No, senti. Lion, no, che facciamo? C'è l'altra porta comunque, dai. Lion, ma dov'è finito? Non lo vedo più. Credo che sia caduto nell'acido. Che in realtà va anche bene, perché finché sta lì sotto... Ma Lion, ma sei sicuro che rimane là sotto? Non è che l'acido si può asciugare? No, non è possibile. Hanno preparato la cella apposta per lui, quindi non può andarsene da lì. Lion, ma io non mi fido, e se per caso sfonda tutto? Ma questa perché... Ma questa era chiusa, prima. Lion, che è successo? Allora, questo è il dottore della peste, che in teoria dovrebbe essere un altro SCP molto famoso. Però è anche piuttosto intelligente. Quindi io non vorrei che in qualche modo sto coso sia riuscito a uscire. C'è roba allora, dentro. Parliamoci . Chiaro: in teoria dovrebbe essere un SCP con cui si può anche parlare e ragionare. C'è scritto infatti che lui cerca di curarti. Se detecta malattia in te, cerca di curarti, ma ti uccide. Quindi praticamente ti uccide anche semplicemente toccandoti, perché è un pazzo e vuole il male dei suoi pazienti. Però in teoria è gestibile. Non c'è scritto come è stato modificato, almeno non per ora. Magari c'è scritto più avanti, Proviamo ad aprire, vediamo. Stai attento. Lion, quei mostri là dentro cosa sono? Credo che siano sue creature. Dice che hanno una diversa durata, quindi probabilmente sono creature che lui ha creato usando un tempo diverso per farle venire fuori così brutte. Che schifo. Non lo so, è come se gli avesse somministrato qualcosa e questa è la progressione, tipo dopo 1-2 settimane, dopo 2-3 settimane. C'è un altro libro. Dice che in questo caso è stata forse una trasformazione spontanea che ha fatto lui. E in particolare ha cambiato dei pazienti. Invece di ucciderli, li ha trasformati in specie rare di zombie e scheletri di sangue. Tra l'altro dice che se tu gliele toglievi o gli davi da mangiare a questi mostri, lui si arrabbiava. E diventavano comunque affamati di carne umana queste creature, quindi sono che estremamente schifo. Pericolose. Ma le hai visti come sono? Tipo si tolgono la testa, si tolgono il braccio. Che schifo. Sono disgustosi. C'è un'altra chiave da mettere qua, Mi sa che l'ho già visto. Guarda!
Ma che cavolo c'ha addosso? Lui non era così, ha cambiato la tunica. Ma non è possibile, in teoria quello non è un vestito, è parte del suo corpo. Beh, qualche mutazione, secondo me è stato in grado di mutarsi da solo. Cioè non è come gli altri SCP che è stata la fondazione a cambiarli. L'ha questo fatto ha fatto lui? Da solo. Sì, sì, secondo me sì. Ma lo sai che ricorda un botto quella tunica? La pelle di quei mostri che abbiamo visto di là? È vero, è sempre sanguigna, rossa. Beh, non possiamo. Allora, se entriamo, lui ti uccide praticamente subito. Perché sicuramente Alex, dice che vuoi... tu hai la piaga e cerca di curarti. Dai, proviamo, chiara, però ormai allora, io. Entra. Ok, ci sono. Ok. Sembra curiosamente no, il cavolo. No, Lion. Ecco qua, infatti mi ricordo. Lui si è preso possesso del tuo corpo, trasformandoti in una specie di manichino suo. Oh mio Dio, che schifo. Adesso, in teoria, aspettando una, due, tre, quattro settimane, dovrebbe questa tipo cosa... somministrare delle cose per cui poi li rende come quelli di là. Esattamente, dovrebbe diventare come quelle creature che ci sono qua dentro. Potremmo tornarci per vederlo tra tempo, ma effettivamente suppongo che comunque, che anche schifo, se Minecraft... Non voglio. Penso che ci voglia piuttosto tanto. Allora, la cosa più spaventosa, che prima di uccidermi mi ha letteralmente detto saluti. Perché lui è estremamente intelligente. Infatti il fatto che la cella fosse aperta mi preoccupa un po'. Comunque andiamo avanti. Questo è nuovo, non l'abbiamo mai sentito nominare. Ma ce n'è un ultimo che invece ci ricordiamo. With Many Voices. Apriamo e vediamo che cosa c'è qua dentro. Questo era molto brutto, tra l'altro, ricordo. Quindi non può essere peggiorato più di tanto. Dio, guarda la cella, Lion, è piena di corpi. Ho visto anche dei pezzi di braccia messi sul tavolino. Mi ricordo che questo simulava i versi di qualsiasi persona che c'è vicino. Esatto, per attirarti. E poi una volta che cadevi in trappola, tipo ti mangia, ti distrugge. Esattamente, ti fa a pezzi. Infatti qua dentro è pieno di pezzi. Vediamo se c'è scritto quello che hanno fatto con lui. Allora, gli dice che gli danno da mangiare un sacco di roba. Però gli dice che se viene dato troppo da mangiare, potrebbe venire fuori una mutazione genetica. E mi sa che quindi da mangiare gliene hanno dato un bel po', eh. Sono e sacco soprattutto pezzi. Cose che normalmente non dovevano dargli. La carne umana, secondo me, ha peggiorato le cose, eh. Che schifo! Che schifo, Lion. Oh mio Dio, ma sono occhi? È normale, eh? È normale che è colato gli occhi? No, infatti, vedete? Questi occhi che gli sono cresciuti addosso sono il prodotto di questa trasformazione genetica che è avvenuta quando gli hanno dato a mangiare carne umana, mi sa. Lion, ma dimmi se mi sbaglio, ma quei blocchi là non sono un altro SCP? È vero. Sono collegati a un altro SCP? Quella è la Living Flesh, se non ricordo male, la carne vivente, molto pericolosa. L'hanno mischiato con quello? Mi sa che gliel'hanno dato a mangiare e appunto gli ha creato questi occhi e queste parti del corpo addosso. Ed è anche più cattivo di prima. Quindi lo hanno proprio... in qualche modo comunque lo hanno potenziato. Guarda quanto è brutto. Anche mamma in bocca, mia. Quanti diavolo di occhi ha? Completamente ricoperto di palle degli occhi addosso. Beh, entrarci, ragazzi, non servirebbe a molto, Sicuramente ci farebbe fuori e basta. Esatto, quindi procediamo direttamente al prossimo. Per il momento gli SCP, diciamo che dovevamo vedere, sono finiti. Però c'è un problema. Dentro questa shulker non ci sono gli altri. Come no? Com'è possibile? Li hai presi tu? Non è possibile, io c'ho un'altra shulker però nell'inventario. Fammi vedere se sono qua dentro. Guarda. Beh, qualcosa c'è qua dentro. Sì, ce n'è uno di quelli che dobbiamo vedere. Ma ne mancano, perché dentro ce n'erano molti altri. Mi ricordo che... Ma com'è possibile che ce l'avevo io questa? Mi sono accorto adesso, Lion, prima la porta del medico della peste era aperta. Adesso non c'è più niente nella shulker. Ma che diavolo sta succedendo? Sì, ma allora, qua dentro ce n'è alcuni. Ma non... Io, prima di iniziare il video, ho controllato se n'erano... E ce n'erano molti di più. C'erano più di due righe. Quindi... No, Lion, non è possibile. Qualcuno l'ha presi, Qualcuno li ha presi e tu avevi la shulker del video precedente. Quindi c'erano dentro questi, perché questi già c'erano nel video precedente. Ma quelli nuovi non c'erano. Ma Lion, io mi sono accorto che non era aperto dall'interno, ma dall'esterno. Ma non è che c'è qualcuno che gira in questo laboratorio? Non lo so, però per ora concentriamoci sull'SCP Bonbon. Dice che è un pacchetto di caramelle che sembrerebbe... fanno uscire sangue dai pori della pelle. Mamma mia, che schifo. Che razza di caramelle sono? Beh, porca miseria, è una roba... Ma perché inventare o scoprire una cosa del genere? È una stanza medica. Forse questa è la stanza delle SCP. E credo che queste siano i bonbon, quelle? Le caramelle. Sì, sembrano tipo... Non puoi provare a mangiare. Tipo dei marshmallow, tieni. Devo provarle a mangiare io? Eh beh,
No, subito! No. Dai, non ti giuro, non vedo niente, non vedo nulla, Wither e anche debolezza. Ma Madonna! Non è possibile. Morto! Ma ucciso, cioè, sì. Praticamente l'ha dissanguato. Esattamente, dai pori della una roba bruttissima, queste caramelle. Ma istantaneamente, caramelle. E infatti qua c'è gente morta, ma bruttissimo poi, è un disastro! Bruttissimo! Porca miseria, Bonbon è una mazza, cioè è veramente uno degli SCP più letali. Ma tenuta sotto chiave, altro che! Ce ne sono altri, più avanti. Allora, qui abbiamo Landmine Cacti, a Fork, Living Gun, tra l'altro l'abbiamo già vista, la volta scorsa. Quindi vedi, questa era la super certo. della volta scorsa. Jaded Ring, SCP Catalog, anche questo è già visto. Non so se ce n'è qualcuno che non abbiamo visto. Ma ce l'hanno comunque. Qui abbiamo a Fork e abbiamo anche Spoon, ma non l'hai nominato. A Fork c'era. C'è Landmine Cacti. Ok, quindi alcuni ci sono. Beh, allora, noi non abbiamo bisogno del token per entrare in realtà, È più una cosa che mi piace collezionare a me. In realtà potremmo anche farne a meno. Comunque, vediamo anche questo. Questo dovrebbe essere una forchetta, è un SCP joke, quindi in teoria non dovrebbe essere troppo pauroso. Dice che è una vecchia forchetta sporca e sembra d'argento, ma ha una proprietà: crea un effetto di fame che, se non viene saziato, porta alla morte. Lion, c'è una cosa che ti vorrei chiedere: perché se è un joke ed è un oggetto è classe Keter? Evidentemente è più pericoloso di quello che si pensa. Beh, forse... considera che se lo tieni in mano ti forza a mangiare, altrimenti muori. Allora, cerchiamo di capire dov'è però questa forchetta. Forse nell'altra stanza, magari qua c'è solo una chiave per aprirla. Ok, sì, potrebbe essere. Ma questo tipo ha la chiave in mano, ragazzi, non la possiamo come? Prendere. Ma non la vuole mollare? Beh, sentite, senti, facciamo usa così. La tua chiave. Facciamo prima. Venite un po'. Allora, dice che quelli che sono entrati in contatto con l'SCP sono completamente assuefatti dalla voglia di mangiare, che hanno mangiato gli uni gli altri, cioè si sono divorati a vicenda. Oh ragazzi. Mio Dio! E infatti, se vedi, hanno pezzi che gli mancano. Ma sta che forchetta, schifo. Dove cavolo è? Dai, mi sa che qua dentro, guarda! Ce ne stanno due addirittura! Ah, eccola, eccola. Così, messa sì, dentro un cassetto. Vediamo, provo io. È come una posata. Allora, al momento non mi sta dando effetti negativi, Ora sì, ho paranoia e ansia, non la voglio più. No, mi sa che dopo un po' che la tieni in mano ti porta anche fame, naturalmente. Beh, a me mi ha dato fame, ma Lion, ho perso tutti i cosciotti. Porca miseria, quindi gli effetti si accumulano man mano che passa il tempo della forchetta. Ma come è possibile? Lasciala, mettila a posto, non ci serve vedere che morirai di fame. Tanto sappiamo pure come va a finire. Bella. Sono semplici questi SCP, non sono al pari di quelli ma che conosciamo. Ma sono inquietanti perché sono degli oggetti comuni, non te lo aspetti. Il prossimo sarebbe il cucchiaio. Abbiamo visto la forchetta, c'è anche il cucchiaio. Possiamo vederlo o vi basta quello che abbiamo visto fino ad ora? No, dobbiamo vedere. Ok, allora il cucchiaio, ragazzi, siete curiosi? Questo non è joke, però è safe, quindi è più tranquillo. Anche questo magari sarà una cosa semplice, però vale la pena comunque di conoscerlo. Allora, dice che non deve essere messo in mano di nessuno, altrimenti tutti quanti avranno la spina dorsale piegata e moriranno. Ma che cosa? Scusa, che c'entra con un cucchiaio sta cosa lo qua? Lo sai che forse ho capito. Si dice che tipo nella telecinesi si usano i cucchiai per farli piegare. Esatto. Dovresti poterlo fare. Quindi magari l'effetto è quello. C'è anche una spina dorsale probabilmente mezzo schifo. Piegata. Ci sono due Chaos Insurgent, le guardie della fondazione. E qua Lion dentro attento. C'è raga, ma effettivamente allora c'era scritto effettivamente di non prenderlo in mano. Come ti è venuto però in mente? Pensavo che sarebbe stata una cosa graduale, ecco, non che sarei più quella fa in porca mano. No, no, ragazzi, l'hai messo in mano. Ragazzi, me lo devo tenere nell'inventario per sempre. Apri il cassetto, e spostalo lì. Ok, l'ho potuto fare. Ma stai scherzando? Porca miseria, uno degli SCP più letali mai visti. Ma veramente? Ma senza uccide. Istantaneamente. Ma ovviamente, cavolo, ti spezza la spina dorsale. Madonna, che morte orribile. Mamma mia, istantaneo. Beh, bello. Per esempio la forchetta che abbiamo visto comunque qualche effetto te lo dà prima di morire, Ragazzi, io sono contento. Hai detto così. Che ne avevi un altro, no, vero? No, ancora, volete avanti. Vedere? Siete sì. Così? Ok. Avevi un altro, sono curiosa, voglio sapere cos'è. Ce ne sono altri due, ormai li guardiamo entrambi. Landmine Cacti c'era rimasto nella precedente shulker, quindi a questo punto vogliamo vedere anche questo. Questo qua è una specie, dovrebbe essere, questo me lo ricordo. È un cactus. È una specie di mina anti-uomo, che però è un cactus esternamente, esattamente.
ti dico addirittura che questa cosa qua dovrebbe poter esplodere violentemente, uccidere tutti quelli che sono in 3 metri di distanza intorno a lui. Quindi è molto pericoloso. Ma quindi anche una mina estremamente distruttiva. Fai ce ne sono un paio, ragazzi. Vedete quelle piccole, quei piccoli cactus. Vai, avvicinati a uno. Devo andarci. Ah! Porca zozza. Ma non ci sono neanche salito. E a 3 metri di distanza, a quanto pare, e si attiva. Si attiva anche lontano. Ma è possibile, era anche veleno, eh. Non c'è molto da sapere su questa creatura, eh. Sono misteriosi, sono carini da scoprire, però effettivamente c'è rimane poco da dire. Rimane quello di fronte. L'ultimo, Jaded Ring, l'anello di Giada dovrebbe essere. Anche questo safe, quindi ci sarà poco da scoprire, però. Dice che dopo averlo messo al dito, una persona che ce l'ha si sente più forte, ma si sente esausto e lento, sia fisicamente che anche mentalmente. Vediamo. Com'è possibile? Scusa, se ti rende forte, come fa anche ad indebolirti? Ci sarebbe un test di forza che si può fare. L'anello, tra l'altro, è stato lasciato, suppongo, dove è stato trovato. Quindi una specie di miniera antica, mi sembra di immaginare. Ma sì, questa è una cava di Giada. Sì, una cava di Giada, esatto. L'anello io ce l'ho alla mano. Ed effettivamente mi dà forza 2 e lentezza 2. Quindi effettivamente sembrerebbe che io sia più forte. Credo ci sia da qualche parte una leva, però, perché dobbiamo poter aprire il test di forza che c'è da questa parte. Ma a questo punto qua, eccola. Ti dico, va bene, ok, mettila pure tu. A questo punto mi sembra che comunque su questo anello non ci sia neanche moltissimo da dire, perché ok, sì, infatti. Sì, beh, leggermente più forte, ragazzi. Beh, ma sì, normalmente non ci metti così poco ad ucciderli a pugni. Carino, niente di che, insomma. Se tieni l'anello non puoi tenere una spada, quindi non serve poi a tanto. Bene, per oggi però direi che siamo soddisfatti. Li abbiamo visti tutti, ragazzi. Ce n'erano altri, ma a quanto pare ci sono stati sottratti, non sappiamo da chi. Per oggi Lion, out! Ciao!